Diciamo che è una scelta di coerenza rispetto al mio pensiero politico, quello che è sempre stato, perché io sono nato e morirò berlusconiano, sono sempre stato vicino ai valori di Forza Italia. Come prima esperienza amministrativa, come ricordava prima la coordinatrice provinciale Foschi, sicuramente un'esperienza civica mi è servita per fare esperienza. Credo ancora nei valori civici, perché i valori civici sono importanti per l'amministrazione di una città, però ho fatto questa scelta sicuramente per avere qualche strumento in più e perché comunque ho fatto una scelta rispetto appunto alle mie idee e quindi sono voluto rimanere coerente con me stesso e con gli altri. Abbiamo intenzione di coinvolgere anche molti giovani, siamo in contatto con tanti giovani e abbiamo anche l'intenzione di aprire una base, se riusciamo, autofinanziandoci o comunque in qualche modo organizzandoci, perché ci sono comunque gli appuntamenti elettorali fra un anno e poi comunque c'è tutto il lavoro sul territorio da fare con i provvedimenti in consiglio comunale, in consiglio provinciale, dove abbiamo eletto comunque un consigliere. E quindi diciamo c'è un grande lavoro da fare. Dedicheremo molto, organizzeremo questi convegni dove chiameremo la cittadinanza e i giornalisti per trattare appunto i temi caldi, perché il dibattito sui giornali va bene tutto quanto, però i temi, la città va informata, va coinvolta e quindi Forza Italia vuole farsi appunto carico di questa cosa.